Jacques Maurizio Voltaire. Questa, come l'anno scorso, vuole essere un'intervista a cuore aperto, diretta, senza filtri. Però volevo fare una chiacchierata con te perché quest'anno di situazioni sono successe. Tra il MotoGP, ci eravamo visti l'anno scorso a Spoleto, dove mi raccontavi che era il tuo sogno. E quest'anno finalmente vado a coronare il mio sogno di andare all'isola di Man. Siamo qui che ti sei portato a casa un podio. Sì. Che te lo aspettavi? No, l'anno scorso assolutamente no. Quest'anno ero un po' più... Eri bello gasato. Gasato, sì. Però comunque un conto, sai, sono i programmi che ti fai prima di partire. E un conto poi quando arrivi lì e ti scontri con la realtà, non è proprio semplice, però... Cerco di fare un incipit di quest'anno. Con il team RCM stavi correndo l'europeo, l'italiano. Sì. Stavi vincendo... Anzi, stiamo qui che... Tocchiamoci, tu quello ci dobbiamo toccare, sì. Deve ancora arrivare, però insomma stai vincendo tutto e di punto in bianco è uscito un video, sì, che tutti ha lasciato un po' un attimino interdetti perché non si sapeva bene cosa, come, sì, perché. Per mantenere una certa riservatezza, diciamo che è una situazione nella quale quando un dottore dice una roba del genere ritari un po' tutte le tue priorità. Quello che volevo sapere è, senza appunto andare nel dettaglio, che è una cosa tua completamente privata, come hai vissuto questa cosa e perché poi a un certo punto hai detto sai cosa c'è, vaffanculo, cioè vado al Manx a full gas, porto avanti il mio sogno, poi quello che sarà sarà, insomma. L'annuncio del ritiro è stato dovuto a una situazione proprio di stress fisico, dolori persistenti, quindi poca forza nel braccio, ma anche nelle cose quotidiane, quindi ho sopportato, sono arrivato al punto che ero veramente stremato, cioè io stavo 10 minuti in moto, avevo bisogno di portare il braccio giù perché non sentivo più niente, quindi mi ha fatto prendere questa decisione perché ho detto Mauri, devi un attimino pensare a te, sistemarti tu, poi magari in futuro se c'è ancora spazio puoi ripensare alle moto, però sei arrivato al punto che la moto deve passare in secondo piano e la salute deve passare in primo piano, lo sai meglio di me, noi siamo drogati di questo mondo, noi vogliamo sempre stare sulla moto, quindi tante volte andiamo a trascurare anche degli aspetti che sono importanti, io ero arrivato al punto che non potevo più trascurare e quindi ho deciso di smettere di fare quell'annuncio. Motivi strettamente personali, do l'addio al mondo delle corse, do l'addio al mondo delle moto a 360 gradi, lavorativamente parlando e per quanto riguarda gare e manifestazioni. Poi nei giorni seguenti ho detto cazzo, ma sono in testa in 4 campionati, perché italiano e europeo sia nella Supersport che nella Superbike. Ho Manx GP dove devo mettere a frutto... Hai già investito comunque, immagino, un po' di preparazione. Del primo anno e ci credevo, mi sono preparato mentalmente e fisicamente. Ho detto ma sai che c'è di nuovo, ma vaffanculo, io ci vado. Finisco il lavoro che ho iniziato quest'anno. Io sono anche molto fortunato perché dalla mia ho la mia famiglia, quindi Elena che è la mia compagna, e lei mi ha sempre detto qualsiasi decisione tu prendi sappi che noi siamo con te, per cui è stata una decisione solo mia, ma perché ero arrivato al punto di non riuscire a sopportare più il dolore, cioè non dormire la notte, andare avanti con i farmaci, è diventato stremante per me e quindi sono arrivato al punto proprio di esasperazione. E ho deciso di smettere, però sai, sono quelle decisioni magari che non hai ponderato fino alla fine perché sono dovute... D'impulso. Esatto, da una situazione che ti stava stremando. Certo. Poi ci ripensi perché è un peccato aver iniziato un lavoro ed era quasi finito perché mancavano 2 gare alla fine, Spoleto e questa qui di Volterra, e mancava l'isola di Man, la ciliegina sulla torta. Perché ho detto sai che c'è di nuovo, ormai è più di un anno che vado avanti con i farmaci. Me ne prendo qualcuno in più. Vai, via così. Andiamo un po' più sul simpatico. Manx GP l'anno scorso l'hai un po' vissuto da newcomer. Quest'anno
da uno che, insomma, anche soprattutto tra gli italiani, era quello che poteva far meglio. Com'è l'ambiente? Cioè, uno che non sa, non è mai stato lì. Raccontare proprio qual è l'ambiente, come si vive lì al Max o l'Isola di Man, che è proprio, secondo me, un mondo a parte. Sì. È un mondo a parte anche rispetto, ecco, alle gare in Italia, alle gare in Europa, perché comunque è molto più lunga, è una manifestazione che dura 9 giorni ed è una grande famiglia, cioè lì ti senti molto coccolato a partire dall'organizzazione, ci tengono molto ai piloti, che tu sia il primo, che sia l'ultimo, loro ci tengono a farli stare bene e questo è un aspetto fondamentale, come se vai in pista e corri in un team, avere la squadra, il calore della squadra intorno a te, cioè tu lì ti senti veramente circondato da persone che lavorano per farti stare bene. Nel paddock c'è tutto per metterti a tuo agio, qualsiasi richiesta tu fai cercano sempre di accontentarti, anche i big, cioè, ecco, rapportati per dire alla pista, un Dunlop, un McGuinness, che può essere un Marquez, un Valentino, lo trovi seduto così. Io mi ricordo l'anno scorso da newcomer, quindi volto totalmente nuovo, ci siamo trovati a un pranzo insieme con McGuinness, lui beveva una birra, io una coca perché non bevo. È giusto uno che ha vinto qualche TT. 25. Beh, esatto, che adesso ha 50 anni. 50 anni, sì. E lui che mi chiedeva, allora sei pronto, come ti senti, mi raccomando fai così. Cioè, il fatto è che lì tutti i piloti, soprattutto i big, sanno la pericolosità della gara, per cui non troverai mai un pilota che ti nasconde qualcosa, anzi loro cercano sempre di aiutarti proprio perché... Questo è interessante perché molto spesso nella velocità, se hai un segretuccio di dove non c'è quella buchetta lì, non lo dici. Invece lì è il contrario. Proprio perché sì. Purtroppo si sa, sia sul lato positivo e lato negativo, ogni anno più o meno succede che qualcuno perde la vita. Sì. Per chi non conosce nulla, per chi non è appassionato di motorsport e non sa che quella gara è qualcosa di spirituale, sì. Non è una gara. No. È un qualcosa, cioè in verità lì è il celebrare la vita. Cioè molti dicono... No, addirittura è come buttare nel cesso la propria anima. In verità, secondo me, è esattamente l'incontrario, cioè vivere al massimo e celebrare appunto... Vivere. Cioè, ti senti, full gas. Sì, ti senti su un'altra dimensione e l'isola ti aiuta tanto in questo perché è fantastica, è piena di tradizione. Tradizione che ruota tutto intorno al pilota, cioè lì il pilota è Dio. Tutti ruotano intorno a lui, sono delle sensazioni e delle emozioni che delle volte fai fatica. Specifichiamo il primo come l'ultimo. Sì. Allora non c'è, io l'ho visto anche l'anno scorso da newcomer, quindi ti ripeto, da primo arrivato non c'è stato un giro in gara che non c'era la gente lì. Ti incitava. Esatto. Ti fermi a fine gara che ritorni indietro nella corsia box per andare al paddock. Cioè, non c'era una persona che non ti stendeva la mano per battere il 5, anche se avevi fatto ultimo. E questo è, dal lato del pilota, è una cosa stupenda. Tu che sei stato lì, come la vivono i piloti e le famiglie dei piloti? Sapendo che comunque il papà, lo zio, si mette il casco e... Oh, sono sereni perché, allora, il pilota, da pilota tu il fattore morte e rischio lo accetti prima ancora di andare. Non è che non ci pensi, lo accetti. Lo accetti. È una cosa, esatto, ben distinta. No, ci pensi, ma lo accetti. Cioè, almeno nel mio caso, sai che quell'aspetto è come la mattina svegliarsi e fare colazione. Rientra nella normalità. Le famiglie si adeguano perché sanno che chi va lì non va lì per fare il post sui social o perché deve uscire sul giornale. Sì. Qualcuno sì. Lì ci va chi sente quella gara e chi darebbe la vita per quella gara, ed è una cosa per me fantastica. Incredibile. Non so cosa voglia dire, prima o poi ci andrò. Io te lo auguro. Ho promesso, magari solo come spettatore. No, perché, non credo. Non lo so, però ho fatto anch'io delle promesse che quella gara lì, come si può dire, non posso farla per una sorta di rispetto verso, okay, delle persone. Io ho investito tanto su di me perché comunque
per essere efficiente in strada ho dovuto modificare il mio stile di guida, il mio modo di vedere una gara, che è totalmente diversa dalla pista. Me ne rendo conto anch'io, e ogni volta che hai quel filo di ancora rimasuglio della pista che ti rimane e lo tieni, quindi magari rischi quel poco di più, vieni subito... La strada ti mette in riga. La strada ti mette in riga, esatto, perché bisogna dargli un grandissimo rispetto. Invece l'isola, lì devi essere un professionista se vuoi fare la differenza. Sì, esatto, anche perché lì devi avere una condizione fisica al top. Parliamo che comunque tu fai 4 giri di gara, 60 km, sono 240 km. 240, tu fai 240 km, come fai più o meno Milano-Sanremo a cannella? Esatto. Con l'adrenalina... Adrenalina che ti spara proprio dei picchi impressionanti. E oltre lì, oltre al fisico, là devi avere un allenamento e una preparazione mentale che è devastante. Perché tu, Luca, cioè... No, ma me ne rendo conto qui dentro, dove appena ti distrai un attimo, che non pensi veramente a quello che stai facendo, alla curva che c'è dopo, e ti distrai, ma cioè, fai l'errore. E qui... non ti ha permesso. Tu immaginati il curvone a Misano fatto con i muretti. No, non solo fatto con i muretti, ma riduci la carreggiata alla metà con le buche, con poca visibilità, perché tu là, per dire, hai come punti di riferimento sesta, quinta, metti le ruote tra la L e la O, quello è il punto d'ingresso della scritta slow. Poi che sta punto, a terra. Che punto di riferimento hai su 240 km? Cioè su 50 km? Cioè. Sono il muro della casa verniciato di bianco, un albero che rompono la corteccia. Quindi riesci a cioè più o meno a ricordarti tutto? Sì. Ah sì? Devi per forza, se no un risultato buono non lo fai. Cioè entri a Kirk Michael, tu sai che devi fare yellow line, devi seguire la linea gialla, quindi ti sposti linea gialla. Ok, perché hai segni per terra? Hai le linee gialle che sono quelle dell'attraversamento pedonale. Cioè sono quelli i riferimenti. Ma hai scritto anche slow down a un certo punto? Sì, tu arrivi praticamente in un salitone che tu sesta full gas, curva netta a destra, fai semplicemente quinta e entri. Il tuo riferimento per impostare la curva è la scritta slow che hai sull'asfalto al contrario. Devi mettere le ruote tra la L e la O. Quando tu incanali le ruote entri, ma tu finché non arrivi a slow non la vedi la curva. No, è qualcosa che pensarlo, vabbè, lasciamo perdere. Invece voglio passare a un qualcosa che a me ha dato un attimino fastidio. Voglio chiedere cosa ne pensi tu. Sì. Nel momento in cui tu hai detto che ti saresti ritirato e poi invece non ti sei ritirato, sono usciti qui nell'italiano, sì, delle sorte di sfottò, adesivi. Sì, sì. Voglio capire meglio sta storia qui. Uno, come la vivi, e due, perché? Allora, ti dico, a me mi ha fatto un po' sorridere, perché poi valuti la persona che fa un gesto del genere e capisci che lui di professionismo non ne capisce nulla e non ci arriverà mai a capire un professionista. Ti ripeto, il mio rientrare è semplicemente me lo dovevo, era un lavoro che ho iniziato con tanta professionalità all'inizio dell'anno e dovevo portarlo a termine. Per me e per le persone che hanno creduto in me, indipendentemente dal discorso del ritiro, che ci sarà, perché Volterra è l'ultima. Non è che l'anno prossimo, alla prima gara, mi vedranno schierato qui al CIS. Non ci sarò, e lo continuo a confermare. Quindi queste cose, sinceramente, lasciano un po' il tempo che trovano. Io poi stupido, non so, io so benissimo chi ha messo l'adesivo. E sono le stesse persone che, dopo che sono arrivate su col mio adesivo, che mi prendi per il culo sulla moto, erano incollati al monitor per vedere il tempo che facevo io con la bocca così da fuori, e si sono girati e mi hanno fatto i complimenti. Quindi da lì capisci che né di uomo e né di professionista hai, cioè, ne hai zero. Non è che era semplicemente uno sfottò un po' così per ridere, non con la cattiveria. Farlo per ridere, venivi da me, mi davi anche a me un adesivo, io lo mettevo sulla moto anche io. Ma fatto così è proprio fatto con cattiveria. E la cosa che diciamo più che altro mi dispiace di più è che voi fondamentalmente il motivo reale non lo conoscete.
ci può essere un mondo dietro a questa decisione, ci può essere un problema in famiglia, ci può essere un grave problema di salute, quindi prima di fare un'azione del genere, magari, sai, ti informi un attimino, chiedi, ecco, come hai fatto, dici, Mauri, ma che ti è successo? Ah, in chiusura, perché sta diventando buio, non ci abbiamo le luci purtroppo, e anno prossimo, sì, adesso appunto è ripartito eccetera eccetera, quali sono le tue idee? Allora, il mio obiettivo più che altro è mettermi a posto in salute, e non ti nascondo che io adesso dopo questa gara saprò se devo operarmi o meno, per cui sotto questo punto di vista mi rassereno un poco, e se va tutto come deve andare, magari posso pensare anche a ritornare, non nel CIRS. L'obiettivo era, a prescindere dal mio problema fisico, era comunque di abbandonare italiano europeo, spostarmi al TT Northwest 200, quindi fare solo quelle gare lì. E lì l'asticella si alza tanto, eh? Sì. Me lo devo, Luca, perché penso di meritarmelo. Dopo da quant'è che è iniziato questo percorso? Questo è il quinto anno, e io in 5 anni penso di aver stracciato qualsiasi tipo di record. Io su 143 manche disputate ne ho vinte 118. Qui in Italia? Tra Italia e Europa. Ho fatto 26 assolute in soli 5 anni. Ho record in tutte le strade in Italia, e ho avuto la fortuna di farlo anche in Austria, a casa degli austriaci quest'anno. Quindi lo step... Bisogna farlo. Va bene, grazie mille. È stato un piacere. Grazie a te. Ciao ragazzi.